Si parla di imprenditoria femminile, l'impegno è massimo delle Camere di Commercio, della Camera di Commercio di Firenze. Cosa si può fare, cosa potete fare per realizzare davvero la parità di genere applicata all'imprenditoria? Ma guardi, innanzitutto oggi facciamo questa grande iniziativa di sensibilizzazione a livello regionale, chiamando tutte le Camere di Commercio, i comitati imprenditoria femminili della Toscana qui a Firenze, per parlare di questo tema importante della certificazione di genere. È un tema particolare che consentirà alle imprese, al femminile, di poter certificare quello che stanno facendo per ridurre il divario proprio di genere. L'impresa femminile, lo dicevamo anche prima, è un'impresa importante anche in area fiorentina, quasi il 25% delle imprese sono a conduzione femminile, in provincia di Firenze in particolare sono oltre 23.000 le imprese al femminile, un'impresa che dimostra una grande resilienza, resistenza ma anche capacità di ripartenza dopo le difficoltà importanti del periodo pandemico. Il saldo fra iscrizioni e cessazioni nel 2022 è positivo, sono molte più le iscrizioni di impresa femminile di quelle che sono le cessazioni, e questo è un segnale, direi, molto molto incoraggiante della capacità di ripartenza, di tenacia, di adattabilità dell'impresa femminile. Come Camera di Commercio noi assistiamo le imprese con degli sportelli molto mirati. Uno è lo sportello per la finanza agevolata, che si rivolge all'impresa femminile dando tutte le informazioni di incentivi, contributi, finanziamenti nazionali, regionali e comunitari a disposizione dell'impresa femminile. L'altro servizio importante è il servizio nuove imprese. Quindi facciamo anche dei business plan, un'assistenza mirata per quelle signore che vogliono avviare un'attività di imprenditoria libera sul settore proprio anche più vario, che possono scegliere dall'agricoltura al commercio. Ecco, siamo lì a costruire con gli aspiranti imprenditori i progetti di impresa. Grazie. Taglia la